Oltre 70 vetture di primissimo livello hanno fatto da cornice al sesto tour del Salame Sant'Angelo Memorial Antonio Taviano, svoltosi domenica scorsa. L'evento, organizzato dal Club Sant'Angelo Auto Moto Storiche in collaborazione con la scuderia Ferrari Club Acque Dolci e i comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, ha richiamato una grande partecipazione degli amanti di auto storiche e appassionati di Ferrari provenienti dall'intera Sicilia. La giornata ha visto la disputa di una prima prova speciale a San Michele, quindi un percorso nella pineta di Piraino e successivamente un'altra prova nella zona del Palatenda. Le prove di Piraino sono state ripetute due volte, mentre la prova svoltasi a Sant'Angelo di Brolo è stata eseguita tre volte. L'ultimo passaggio ha assegnato anche il Memorial Antonio Taviano, istituito dalla moglie Lina e dai figli Gianluca e Ferdinando, in memoria del fondatore della manifestazione, prematuramente scomparso. Vincitore della categoria driver a bordo di una A112 Abarth del 1973, Salvatore Cusumano. Per la categoria classica ha vinto l'equipaggio Verzera Mirenda, sempre su Abarth 112. Il primo trofeo Ferrari Club Acque Dolci è stato invece vinto da Nicotra e Puglisi su F308 GTS. Il Memorial Taviano è andato alla coppia Commare Greco per la categoria driver e al duo Gentiluomo Abate per la categoria classic. Ringrazio tutti, la gente ci sta supportando, i ragazzi di Sant'Angelo, l'industria Salumi Sant'Angelo che ci ha aiutato sia nell'organizzazione che nella fornitura di salumi. Ringrazio le amministrazioni comunali per tutto quello che hanno fatto di Sant'Angelo e anche di Piraino. Il bello è quello di stare insieme, divertirsi. Abbiamo avuto modo di girare per queste strade meravigliose del nostro Interland e far vedere, insomma, e mostrare questi bellissimi gioielli d'epoca e non a tanta gente interessata e appassionata, perché appunto quello che ci spinge e ci unisce è la stessa passione per i motori, a prescindere che siano Ferrari o meno.